queste visite di Zelensky che c'è stata in Europa, stiamo assistendo secondo voi a un'escalation militare? Anche Conte oggi nell'intervista alla stampa dice il governo Meloni investe sulle armi. Ma più che un'escalation militare, io vedo che non c'è una prospettiva di pace, cioè non c'è un tavolo dove iniziare un confronto tra le parti per arrivare a una pace giusta e duratura, e questa è la parte che ci preoccupa di più. La strategia è sempre quella delle armi, sempre quella di garantire che ci sia un sostegno militare, ma il sostegno alla pace è altra cosa. Senta, delle amministrative deve essere uscire un deputato che premia le alleanze con il PD, questo insomma vi porterà, vi invoglierà ulteriormente insomma, a trovare un'alleanza più strutturale con il Partito Democratico? Ma io penso che al di là della questione delle alleanze strutturali, ciò che è utile è trovare soluzioni comuni per i territori, cioè dove ci sono forze politiche che hanno gli stessi progetti per quei territori si va assieme, altrimenti una presa in giro per i cittadini, andare assieme a una tornata elettorale e poi dare risposte diverse una volta che si governa. Credo che sia più giusto invece andare assieme dove per quei territori si hanno risposte comuni, a prescindere dal risultato di queste amministrative. Un commento su quanto sta accadendo in Rai nelle ultime ore? Beh, vedremo l'operato del nuovo amministratore delegato. Io penso che sia abbastanza comune che quando ci sono scadenze di consigli di amministrazione o di enti, i governi che si susseguono fanno le nomine rispetto ai loro desiderata, e questo è previsto per norma. Io vedo qui alcune assurdità, si fa una norma per bloccare la possibilità di un over settantenne di continuare nel suo incarico e dall'altra parte si fa una norma per garantire che un altro over settantenne, in questo caso Istat, possa continuare nel suo incarico, e semplicemente perché si vuole occupare tutte le posizioni possibili anche forzando le normative esistenti. Il CDA della RAI non era in scadenza, così come il commissariamento di IMSS INAIL, adesso di ISMEA e il CREA con un emendamento alla PA, cioè si fanno decadere organi soltanto per nominarne nuovi, ma questo va a detrimento dell'operatività di quelle società o di quegli istituti che operano verso i cittadini e le imprese, e si rischia di far molto male ai cittadini e alle imprese. Serve secondo lei una riforma per eliminare o per ammorbidire la lottizzazione della RAI e dei partiti? Ma serve una grande riforma del sistema radiotelevisivo, e questo il Presidente Conte ha lanciato gli Stati Generali, dove tutte le forze politiche dovrebbero contribuire a disegnare un nuovo assetto del sistema radiotelevisivo italiano. Poi siamo sempre lì, ci sono norme, basta fare una norma primaria diversa e si cambiano le norme e le regole in gioco. Quindi voi vi batterete contro un finanziamento PNRR comunque all'Europa, diciamo, che poi saranno armi forse destinate anche all'Ucraina, chiaramente? Sicuramente è un obiettivo completamente diverso e forse opposto al piano nazionale di ripresa e resilienza, che serve ai paesi che ne hanno fatto richiesta per rafforzare i propri sistemi produttivi, per aumentare la capacità di innovazione e di digitalizzazione dei paesi. Non vedo come il tema delle armi possa entrare nella dinamica del piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie. Grazie mille. Il ritorno della Naia, come lo vedo? Proposte di modifica.